edile cui la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 1.200.000 euro. Il Tribunale per i diritti del malato denuncia ancora una volta le condizioni critiche del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale. Festa della legalità questa mattina da Acireale, intitolata l'area Com a Francesco Vecchio in una via San Cosma Giorgio Ambrosoli. Ben trovati, buon inizio di settimana con TG Reporter. Tra gli altri argomenti, ad Aci Catena è partito il programma Contatto affinché i residenti stranieri non siano solo un numero ma soggetti da integrare. A Santa Venerina invece i rinnovati plessi scolastici di Piazza Cosentini e Via Nuova sono state consegnate ufficialmente questa mattina, inaugurati. Parleremo anche dell'ordinanza antivolantinaggio ad Acireale. A 7 mesi dall'adozione l'iniziativa non pare abbia decollato pienamente. Questo è altro all'interno del nostro giornale che andiamo ad aprire, come sentito dai titoli, con la maxi evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza ad Aci Sant'Antonio. Fatture per la vendita di villette facenti parte di un complesso residenziale con importi inferiori del 40% di quello che realmente percepiva, un'evasione fiscale complessiva nel triennio 2010-2012 di circa 1.200.000 euro. Protagonista della maxi evasione è un imprenditore edile di Aci Sant'Antonio, il 60enne Alfio Pappalardo, a cui i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato stamattina preventivamente beni per oltre 1 milione di euro e che dovrà adesso rispondere del reato di dichiarazione dei redditi infedele, avendo superato le soglie di punibilità, ossia imposte evase per singolo anno superiori a 50.000 euro. La società era stata sottoposta a una verifica fiscale nello scorso mese di gennaio nell'ambito delle attività a tutela delle entrate condotte dai militari della tenenza di Acireale e la ricostruzione del suo volume d'affari è stata possibile grazie all'accurata analisi di tutti gli atti di compravendita inerenti al complesso immobiliare. Attraverso lo sviluppo dei dati acquisiti nel corso delle attività ispettive, così le fiamme gialle sono riuscite a determinare l'effettivo profitto realizzato dalla società di gran lunga superiore rispetto a quello dichiarato al fisco. Nel dettaglio sono stati sottoposti a sequestro circa 40.000 euro depositati su conti correnti, 8 immobili, 3 autovetture e un motociclo. Ancora una massiccia operazione di controllo è stata effettuata nel Giarrese dai carabinieri della compagnia appunto di Giarre. Arrestato un 58enne sorpreso a Zafferana in via Piano dell'Acqua mentre rubava del gasolio dal serbatoio di un autobus di linea dell'azienda siciliana Trasporti. Sequestrata la tanica, come vedete dalle immagini, con 20 litri di gasolio e il tubo utilizzato per aspirare il carburante. Denunciati inoltre 4 persone, 3 uomini e una donna, per furto aggravato. Con l'ausilio dei tecnici dell'Enel, i militari hanno verificato che questi si erano allacciati il contatore di casa alla rete elettrica pubblica. Una persona invece denunciata per coltivazione di sostanze stupefacenti, 3 persone denunciate infine perché sorprese a guidare le rispettive auto senza patente. Un arresto anche ad Acireale. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Acireale hanno arrestato a Catania in piazza Tivoli il 28enne Mohamed Sani Amadu, di origini nigeriane, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L'uomo condannato in via definitiva a 3 mesi di reclusione fu arrestato dai carabinieri di Aci Sant'Antonio dopo aver danneggiato i materiali informatici della struttura d'accoglienza Casa dei Giovani, ubicata appunto ad Aci Sant'Antonio, opponendosi energicamente all'arresto. Adesso è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Riflettori ancora sulla sanità, pronto soccorso di Acireale vicino al collasso, la denuncia del Tribunale per i diritti del malato. La svolta c'è stata, sì, ma in negativo. E questa è la denuncia del Tribunale dei diritti del malato che assieme a Cittadinanza Attiva Acireale ha monitorato l'attività del pronto soccorso acese dallo scorso 26 marzo.
Il presidente del Tribunale dei diritti del malato, Carmelo Musmeci, e Luigi Puccione di Cittadinanza Attiva lamentano infatti come la struttura del primo soccorso delle Santa Marta e Santa Venera sia al collasso e che sia arrivata a questa situazione proprio a causa dell'accorpamento con Giarre. Tagliato anche il servizio che si occupava solo dei malati in osservazione breve intensiva, l'unica cosa che funzionava secondo TDM e Cittadinanza Attiva, il pronto soccorso finirà paradossalmente, si scrive, per morire per eccesso di salute. Dopo la chiusura di Giarre, si legge nel documento, i pazienti in osservazione breve intensiva, che già erano 18 contro gli 8 che l'ospedale può ospitare, sono saliti a 25, con un incremento quasi del 40%. Il picco massimo domenica 10 maggio alle 19 circa, quando c'erano già 30 persone ricoverate in osservazione breve intensiva e tutti i posti e gli spazi disponibili erano esauriti, mentre al triage in sala d'attesa ancora 14 persone aspettavano di essere visitate. Chi ha la responsabilità dell'organizzazione dei servizi sanitari, concludono Musmeci e Puccione, è bene che venga a rispondere di tanto disastro, ponendovi subito rimedio. Siamo stufi dei muri di gomma, della continua turnazione, del quotidiano scarica barile, dell'indignazione a orologeria, degli attendisti interessati, di chi lucra sulla visibilità e sulla pelle dei malati. Il documento annuncia dunque una mobilitazione per salvare il pronto soccorso. Siamo pronti, si legge infatti a chiusura del documento di Tribunale dei diritti del malato e Cittadinanza Attiva, ad arrivare a Palermo e a Roma, se non troveremo qui interlocutori validi, in grado di dare risposte concrete alla domanda di salute dei cittadini. Da Acireale a Giarre, sull'ex presidio ospedaliero di Giarre e sulla rifunzionalizzazione avvenuta già da alcune settimane con la chiusura del pronto soccorso, si sono occupati questa mattina associazioni e commissione straordinaria sull'ospedale. Hanno fatto un po' il punto della situazione, vediamo. Associazioni e commissione straordinaria sull'ospedale, insieme per un punto della situazione sulla rifunzionalizzazione di quello che ormai è l'ex presidio ospedaliero di Giarre. Per le associazioni erano presenti il presidente della Confcommercio, Francesco Candido, e il componente del direttivo dell'Associazione dei Commercianti, Armando Castorina, che hanno chiesto lumi ai consiglieri comunali riguardo l'iter della rifunzionalizzazione del San Giovanni di Dio e Sant'Isidoro. Nessuna novità sarebbe emersa rispetto alle promesse e alle rassicurazioni arrivate giorni fa dal direttore sanitario dell'ASP, Franco Luca. Una volta fornita tutta la documentazione di cui è in possesso la commissione, però, le associazioni hanno confermato le intenzioni già espresse la scorsa settimana e, dove possibile, di presentare denunce penali e amministrative nei confronti dell'ASP a seguito di tutte le presunte inadempienze e inapplicazioni. Le associazioni però si stanno muovendo su più fronti, sensibilizzando anche attraverso i mezzi di comunicazione istituzioni e comuni cittadini, molti dei quali probabilmente ancora neanche sono a conoscenza della chiusura del pronto soccorso. La commissione sull'ospedale, intanto, presieduta da Tania Spitaleri, sta preparando una mozione che sarà presentata in Consiglio Comunale, perché, come emerso nella passata seduta del civico consesso, anche i consiglieri stanno valutando l'ipotesi di presentare una denuncia alla Procura contro l'ASP per interruzione di pubblico servizio. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità, torniamo subito. Tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel, Città Città, il rotocalco settimanale che analizzerà i fatti importanti che caratterizzano la vita e che creano il dibattito in città. Tutti i venerdì alle ore 21.10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23 su Etna Espresso Channel. Online su YouTube e Facebook. Il dibattito parte da qui. Ottica Grasso. Le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ottica Grasso. Ad Acireale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso. 34 anni. D'ottica. Al Caffè Garibaldi c'è lo sbarco dei mille. Mille buonissime produzioni artigianali per chi ama gustarsi un momento dolce. Un gelato, una squisitezza dalla tavola calda, una granita più più.
Se avete tempo, fermatevi in Piazza Garibaldi 3334 ad Acireale. C'è il nuovo caffè Garibaldi. Se non avete tempo, vi aspettiamo a pranzo, tutti i giorni nel ristorante al piano superiore o per una pericena ricchissimo servito al tavolo. Elegantissimo spazio riservato alle mamme e ai loro piccolini. Salette per la degustazione. Servizio catering. Ad Acireale in Piazza Garibaldi 3334. E io sono già arrivata. Topolinia Infanzia. Accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla Topolinia c'è il nido primavera e la scuola materna. Esistono tre modi per insegnare: col timore, con l'ambizione, con l'amore. Noi rinunciamo ai primi due. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7.30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinia Infanzia, via Arcangelo Raffaele 2, Acireale. Telefono 095 763 1645. Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel, la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. Oragel, ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. L'IRMA, con l'adesione al principale Corelab siciliano centralizzato, ha ampliato la gamma degli esami specialistici. Il riporto dei risultati precedenti sul referto rende agevole il monitoraggio clinico ed evita inutili ripetizioni di analisi. Il riconoscimento dei pazienti all'atto del prelievo rende impossibile lo scambio dei campioni in fase preanalitica, evitando uno dei più insidiosi errori di laboratorio. La consulenza di patologia clinica sugli esami specialistici di genetica e biologia molecolare agevola l'interpretazione del referto. IRMA, nuovi esami automatizzati per le intolleranze alimentari. L'IRMA fa parte delle 8 strutture contrattualizzate a livello provinciale che effettuano la verifica esterna di qualità regionale direttamente controllata dall'Assessorato regionale per la salute. Everything taglia i prezzi e chiude. Più del 50% di risparmio sui mobili e gli elettrodomestici in esposizione. Everything. Cucine, camere da letto, divani, pareti attrezzate, camerette, armadi, elettrodomestici di qualità. 50% di risparmio vero. Everything. Via Leonardo da Vinci, angolo via Pacinotti, a Cireale. Taglia i prezzi e chiude. E adesso concentriamo le nostre attenzioni sulla festa della legalità tenutasi questa mattina con la partecipazione delle scuole ad Acireale. Prende il via la marcia della legalità. Questa mattina grande interesse per la festa tutta dedicata alla giustizia. La città di Acireale rende omaggio a Francesco Vecchio e Giorgio Ambrosoli, dedicandogli l'ex area COM e una via del quartiere San Cosmo. A me non piace più questa parola antimafia. L'antimafia è un problema di coscienza, di responsabilità, non è una carta di identità che uno tira fuori secondo delle circostanze. Per cercare la verità di Peppino Impastato ci sono voluti 23 anni, ci è voluta grande mobilitazione, ci è voluto il coraggio del fratello e della sua mamma. Ha contribuito certamente un film I 100 passi a fare conoscere l'impegno, la determinazione, il coraggio, la passione di un ragazzo che si batteva per il bene del suo paese, della sua città, per il bene delle persone. Io l'ho ricordato Peppino Impastato ieri nel Veneto, perché è diventato un patrimonio di tutti, non solo della sua Cinisi. Ecco, siamo qui sempre per un atto di memoria, ma che diventa responsabilità, che diventa impegno. Sono venuto già altre volte, ritorno molto volentieri, però è un problema che ha bisogno di continuità, di corresponsabilità. Deve dare una mano ai ragazzi a conoscere per diventare persone più responsabili, avere il coraggio di fare delle scelte, di essere capaci di guardarsi dentro e guardarsi attorno. Ma questi ragazzi hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento veri, coerenti, credibili, hanno bisogno di trovare delle cose vere attorno a loro. Abbiamo anche quindi la responsabilità delle parole che andiamo a dire. Responsabilità, legalità, conoscenza, impegno
non devono essere delle parole astratte, ma devono essere parole di carne, di vita, di assunzione da parte nostra, della nostra responsabilità. Essere cittadini non in intermittenza, ma cittadini veri e responsabili. La marcia è partita dall'ex area COM, dove si è tenuta la commemorazione dell'imprenditore acese e dell'avvocato milanese. Il piazzale dell'area COM è stata intitolata Largo Francesco Vecchio. Il corteo si è poi mosso fino al quartiere San Cosmo, al cui ingresso, proprio di fronte al centro direzionale comunale, è stata intitolata Via Giorgio Ambrosoli. Tante le associazioni promotrici della manifestazione, ringrazio tutti i movimenti e le associazioni che si sono spesi per la realizzazione della giornata. Così ha detto il sindaco Roberto Barbagallo, vogliamo riconoscere il giusto valore a due grandi uomini e fissare i loro nomi in modo che nessuno di noi e le generazioni future dimenticano il loro impegno per la comunità. Parte ad ACI Catena il progetto Contatto, non solo un censimento degli stranieri, ma la fotografia delle condizioni di vita degli immigrati. Secondo i dati ufficiali ad ACI Catena risultano censiti 178 extracomunitari e 378 comunitari a vario titolo dimoranti nel comune, ma ad occhio sembrerebbero di più. Molti di più. Parte da questa ipotesi un nuovo programma varato dall'amministrazione Maesano, teso da un lato a censire l'effettivo numero di stranieri residenti o dimoranti in città e dall'altro lato aperto ad attività di orientamento e informazione con destinatari propri cittadini stranieri. Il progetto Contatto, dal quale prende spunto lo sportello migranti presentato oggi, proseguirà sino a gennaio. Nasce da una precisa direttiva formulata all'amministrazione dal consigliere comunale Pippo Sciacca. Come hanno precisato oggi nel corso della conferenza sia il sindaco Ascenzio Maesano che l'assessore ai servizi sociali Agata Maiorca. Ad ACI Catena da anni è insediata una numerosa comunità bulgara, la cui definizione familiare è sempre molto liquida e in alcuni casi sembrerebbe persino del tutto sconosciuta alle autorità. L'azione dell'amministrazione non vuole solo determinare il numero degli stranieri, ma attraverso il numero comprendere anche le condizioni reali in cui vivono gli stranieri, appunto, al fine di affrontare al meglio ogni tipo di necessità e incombenza solidaristica affidata per legge alle strutture territoriali. Il progetto è portato avanti dalla Onlus Nati per un Sogno, che ha già avviato all'ASP le prime verifiche per accertare l'effettiva presenza di cittadini ad ACI Catena non regolarmente censiti, come spiegato questa mattina dalle dottoresse Rosa Maria Cingari e Graziana Russo. Dall'ASP, dove comunque gli operatori torneranno periodicamente, si passerà adesso al monitoraggio scolastico e quindi dei luoghi di ritrovo per una fotografia quanto più attinente alla realtà. Infine, ma non per ultimo, tutti i martedì dalle ore 16 alle ore 19, nei locali comunali di Santa Lucia, le operatrici dell'associazione attiveranno uno sportello dedicato a cui potranno rivolgersi tutti gli stranieri. Restiamo sul territorio catenoto, inizia oggi la solenne due giorni di festeggiamenti in onore di San Filippo da Gira, patrono di ACI San Filippo. Il programma prevede alle 18 la celebrazione pontificale dei primi vespri presieduti dal vescovo Monsignor Giuseppe Sciacca, poi il rito di intitolazione del Museo della Basilica a Benedetto XVI. Domani solennità di San Filippo da Gira, alle 10 la svelata del quattrocentesco simulacro del Santo Patrono. Nel pomeriggio, con inizio alle 18.30, la processione del simulacro per le vie del paese. Continua invece ad ACI Reale, nella chiesa di San Vincenzo Ferrer, il triduo di preparazione alla festa della Madonna di Fatima in occasione del 98esimo anniversario. Giorno 13, il clou della festa con la messa solenne delle 8.30, alle 12 la supplica, alle 18 la solenne uscita della statua di Nostra Signora di Fatima che giungerà in cattedrale. E adesso ci spostiamo a Santa Venerina, dove in un clima festoso animato da canti, balli ed esibizioni di bambini sono stati inaugurati questa mattina due plessi scolastici. Sono stati inaugurati stamane i plessi scolastici di Via Nuova e Piazza Cosentini dopo i lavori di riqualificazione effettuati con fondi strutturali europei 2007-2013.
Destinatario del finanziamento l'Istituto Comprensivo Statale di Santa Venerina, diretto da Mariangela Garaffo, che in qualità di responsabile unico del procedimento ha adottato la procedura dell'appalto integrato per snellire l'iter burocratico. I lavori, aggiudicati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa con migliorie presentate dalla ditta aggiudicataria rispetto al progetto posto a base d'asta, sono stati eseguiti dalla ditta ATI, composta dalle società Euro Infrastrutture SRL e GF Costruzioni SRL, con sede a Santa Venerina, per un importo di circa 340.000 euro. Viva soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Garaffo. Il sindaco Salvatore Greco commenta: «Sono contento dei risultati conseguiti dall'istituzione scolastica e del contributo che il Comune ha saputo apportare. Si tratta di un esempio felice di collaborazione che ci permette di migliorare due immobili comunali e di conseguenza il servizio offerto. Un plauso particolare va alla ditta esecutrice per la disponibilità dimostrata in ogni fase dei lavori, ai tecnici comunali con incarico di RUP e direttore dei lavori e al vice sindaco Giuseppe Fresta, che ha seguito l'andamento dei lavori costantemente per garantire un risultato il più possibile adeguato alle esigenze della comunità ed in particolare degli utenti della scuola». Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, torniamo subito. Al Grande Albergo Maugeri di Acireale, speciale cerimonie. Prima comunione, cresima o per qualsiasi evento da festeggiare, un ambiente elegante con un servizio a 4 stelle e raffinati menù. Antipasto, bis di primi, secondo, contorno, torta, vino, spumante e acqua a partire da 28 euro. Ristorante del Grande Albergo Maugeri. Per info 095 60 86 66. Ad Acireale, in piazza Garibaldi 27, all'interno del Grande Albergo Maugeri. Marchio Ottica e Fotografia è un negozio OXO 100% ottici e optometristi. Ad Acireale, Corso Italia 18A e B. Apri la tua valigia e mettici dentro il mondo. Puoi farlo con un briciolo di fantasia e con Scuto Viaggi e Turismo. Per l'estate 2015, grandi promozioni e super felicità. Prenota subito! Scuto Viaggi, rivenditori ufficiali Biglietteria Expo Milano, biglietteria aerea, navale, viaggi organizzati, villaggi, crociere con nuove quote e itinerari ancora più affascinanti. Scuto Viaggi e Turismo, via Caronda 11A, Acireale. Info 095 763 2007. Prenota adesso, scopri lo straordinario mondo dell'Expo. La Euroform Servizi Formativi informa i giovani inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni che sono aperte le iscrizioni ai corsi del piano di attivazione regionale del programma nazionale Garanzia Giovani. Questi alcuni profili: tecnico informatico, acconciatore, estetista, social media manager, esperto in lingue dei paesi emergenti, competenze web. Per info e iscrizioni, Euroform Servizi Formativi, via Martinez 5 a Cireale. Telefono 095 80 00 26 o www.euroformacireale.it. Colora di primavera la tua casa e il tuo giardino. Da Vivai Patanè, migliaia di piante e vasi della miglior qualità e al miglior prezzo. Stupendi gerani a 1,50 euro, tutte le stagionali a 35 centesimi. Sui vasi sconti fino al 60%, queste coloratissime fioriere a 1,99 euro, fioriera gigante 13,99 euro. Vuoi scoprire di più? Vieni a trovarci. Il sabato e la domenica area giochi per bambini con animazione. Francesco, diciamolo bene! Festa di primavera e Vivai Patanè! Non è mai troppo tardi! All'Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi a Cireale, corsi serali per il turismo, per coloro che intendono iniziare, proseguire, completare gli studi, conseguendo un diploma di tecnico per il turismo. Un diploma utile per comunicare efficacemente in tre lingue comunitarie, diventare programmatore turistico in agenzie di viaggi, guida turistica, direttore in strutture del terziario, animatore turistico, hostess o steward in manifestazioni, compagnie aeree o di navigazione.
La scuola, con strutture all'avanguardia, è dotata di laboratori, aule informatiche, biblioteca. Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi a Cireale, via Giovanni Verga 99. Per info 095 613 6005. Non è mai troppo tardi. Corsi serali per il turismo. Iscriviti. Tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel, Città Città, il rotocalco settimanale che analizzerà i fatti importanti che caratterizzano la vita e che creano il dibattito in città. Tutti i venerdì alle ore 21.10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23 su Etna Espresso Channel. Online su YouTube e Facebook. Il dibattito parte da qui. Riflettori adesso sull'ordinanza anti-volantinaggio emessa circa 7 mesi fa ad Acireale. Volantini pubblicitari ad Acireale. L'ordinanza del sindaco Roberto Barbagallo, emessa lo scorso ottobre, intendeva mettere ordine, decoro e pulizia, con l'obiettivo quindi di dare un'immagine migliore per una città turistica. Un'ordinanza che intendeva così mettere un freno a quella che in alcuni giorni diveniva una vera e propria invasione, per evitare perciò che tanti volantini, pubblicazioni pubblicitarie e opuscoli venissero dispersi qui e là sul terreno. Per fare ciò era stata in tal modo disposta l'eliminazione di quei contenitori posizionati specificatamente accanto agli ingressi delle abitazioni o dei condomini per depositare il materiale invece esclusivamente all'interno delle buche delle lettere. Il personale addetto alla consegna inoltre avrebbe dovuto avere un cartellino identificativo. In questo quadro erano state previste pure sanzioni. Ad oltre 6 mesi dalla ordinanza, però, il consigliere comunale Francesco D'Ambra ha modo di evidenziare come la situazione non solo non sia migliorata, ma anzi può dirsi persino peggiorata in considerazione dell'ordinanza vigente. Infatti, dopo un primo periodo di tangibile miglioramento, ha aggiunto D'Ambra, adesso tutto è ritornato come prima, anzi peggio di prima. L'assessore all'ambiente Francesco Fighera, dal canto suo, evidenzia invece come la situazione non sia assolutamente quella lamentata dal consigliere D'Ambra. Vi sono infatti zone dove la situazione è ampiamente migliorata, mentre in altre, in effetti, i passi in avanti sono stati contenuti. In considerazione di tutto ciò, l'assessore all'ambiente si sta attivando per dare disposizioni alla Polizia Municipale al fine di intensificare i controlli antivolantinaggio in tutti i suoi diversi aspetti. Domani, nella sala convegni del Credito Siciliano in via Sclafani ad Acireale, seminario gratuito di formazione e approfondimento sul tema la riforma della riscossione delle entrate locali a seguito della legge di stabilità 2015 e dell'attuazione della delega fiscale. E adesso invece parliamo della festa di primavera che ieri è entrata nel vivo ad Aci e Bonaccorsi, festa di primavera giunta alla sua 26esima edizione, ieri con la mostra mercato di piante e fiori e con l'estemporanea di pittura. La giornata si è poi conclusa con la degustazione in piazza della Regione della pasta a carrettera curata dal gruppo gastronomico locale nel centro storico, come ci mostrano le immagini. Oltre alla mostra mercato di piante e fiori, anche giochi, spettacoli, animazione e, come detto, degustazioni nel corso della giornata. Artisti insomma in primo piano alla 26esima festa di primavera promossa dalla Proloco di Aci Bonaccorsi di concerto con il locale comune. Domenica prossima altra giornata imperdibile di appuntamenti con i prodotti tipici siciliani, protagonisti della festa di primavera. Abbiamo ieri realizzato anche alcune interviste con il presidente della Proloco, con il sindaco, con alcuni tra assessori e amministratori del posto, che per ragione di spazio vi proporremo più diffusamente nella giornata di domani. Adesso invece andiamo a parlare di sport e di calcio,
tornei dilettantistici conclusi e fasi di spareggi pure. I riflettori dell'ultimo weekend erano puntati sulle semifinali di Coppa Sicilia, riservata alle squadre di prima categoria. È stato un brutto sabato per l'AC Catena di mister Eugenio Seminara, che ha perso malamente in casa. La gara è stata giocata sul neutro di Castiglione di Sicilia, 3-1 contro il Camaro di Buda, autogol di Zuccarello e Cammarotto, le reti dei messinesi, di Pavone, il gol della bandiera Catenoto, che tiene aperta una piccola porticina in vista del ritorno previsto domenica prossima a Messina. Nell'altra gara il Belpasso si è imposto in casa 2-1 contro l'Acque Dolcese grazie alla doppietta di Ruggeri. Doppio risultato su 3 dunque a disposizione degli etnei in vista della gara di ritorno per centrare la finalissima. Ultimo turno del campionato invece di pallavolo maschile per l'Aquilia Cireale. Siamo in serie B2. Gli acesi, già matematicamente salvi, hanno chiuso col botto la stagione imponendosi 3-0 in casa della vice capolista del torneo, l'Elettronica Cicala Palermo. Alla vigilia speravamo in una buona prestazione, ha affermato a caldo coach Petrone, ma lo 0-3 finale supera ogni più ottimistica previsione. I 3 punti ottenuti ci consentono di consolidare il 7° posto in classifica a ridosso delle squadre più forti del torneo. Secco 3-0 infine anche per il Città di Via Grande sul Volley Modica, sempre girone H di serie B2 e 4° posto centrato, valevole per i playoff promozione. Andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani. Giornata di cielo sereno con poche nuvole sparse e venti deboli settentrionali. Ancora in leggero calo le temperature, minima 17, massima 22 gradi. Mari poco mossi. È tutto per oggi, vi ricordo la nostra pagina Facebook Etna Espresso Channel -TG Reporter. Ci vediamo domani alle 13:40. Arrivederci.